Bitches, welcome back to this motherfucking channel, bitch. Allora, in questo video farò il vlog della mia giornata. Oggi è il giorno prima, cioè mercoledì, però è già giovedì perché sono le 4 del mattino. Mi sono fatta la doccia, mi sono lavata i capelli e non c'ho voglia di asciugarli, anche se dovrei asciugarli io perché c'ho l'extension, quindi dovrei asciugarli, però adesso non ho voglia, anche perché adesso fumo. E domani è il mio ultimo giorno di scuola. E domani è il primo giugno. Cioè oggi è il primo. Oh mio Dio, siamo a giugno. Vabbè, e finisce prima perché faccio la scuola privata, già l'ho detto, bla bla bla. E ho anche gli esami quest'anno, ma non perché faccio la quinta, ma perché è una scuola privata, fanno l'esame ogni anno. E quindi ho anche l'esame. Però vabbè, domani sarà il mio ultimo giorno e un cazzo, sono sveglia adesso perché ormai già lo sapete, io vivo al contrario, ho dormito tutto il giorno, quindi adesso sono sveglia, quindi adesso fumerò e poi vado a dormire, forse mi asciugo i capelli prima, cioè tanto asciugheranno un po' da soli, però prima di andare a dormire li riasciugo un attimo, magari mi faccio una treccia, almeno domani non mi sveglio con un cespuglio in testa. E niente, quindi ci vediamo o dopo o domani, dipende se registro. Buongiorno raga, sono le 7:40, io non ho dormito, quindi anche oggi andrò in after. Però quando cioè per me non è, il problema non è fare after la mattina a scuola, il problema è quando torno a casa che sono stanca a pranzo e io quando mangio ho la pancia piena, mi viene proprio da dormire 20 ore. Quindi devo cercare di non dormire questo pomeriggio, ma non perché chissà cosa. Uno, perché sto facendo il video e quindi cioè non voglio che questo video, capito, torno a casa, dormo tutto il giorno e non faccio un cazzo. E due, perché oggi mi dovrebbero arrivare due pacchi di Amazon, che uno è una cosa che devo fare oggi, cioè è una cosa, poi vabbè, dopo vedrete. E un altro è tipo un oggetto che mi serve, non vedo l'ora che mi arrivi, perché secondo me è l'invenzione della vita. Comunque un cazzo adesso, ho tipo 40 minuti prima di uscire di casa, quindi mi sa che adesso vado giù, mangio qualcosa, poi mi sistemo questi capelli che ancora, cioè non si sono asciugati, però devo asciugare bene l'attaccatura dell'extension perché ci sono le treccine, quindi devo asciugarle. Poi magari passo la piastra giusto per sgonfiarli un attimo perché sono belli gonfi adesso, soprattutto poi dopo quando ci passo il phon si gonfieranno ancora di più. Poi un cazzo mi vesto e esco. E questa è la mia colazione, un pezzo di torta con la Nutella sopra. Vorrei farmi il caffè, però sincero non ho voglia di farlo, non so manco come si fa. Quindi un cazzo, adesso mi guardo Netflix il tempo che mi mangio sto pezzo di torta con la Nutella e poi vado a farmi i capelli, perché se continuo di sto passo con questa calmezza non arrivo a scuola. Qui io ho l'esame tra meno di una settimana. Questa roba è troppo dolce. Ho voglia di mangiare salato adesso. Un giorno mi farei la pasta adesso, anche se sono le 7:40 di mattina. Raga, ho bisogno di salato, mi viene da vomitare con tutto sto dolce. Raga, un cazzo, non ho trovato niente di salato da mangiare al momento. Comunque adesso vado in bagno ad asciugarmi un attimo i capelli qua dietro dove sono le extension e mi passo la piastra fast proprio. Ok, capelli piastrati, vi ho detto che facevo una cosa veloce, però in realtà li ho piastrati più lisci di quanto mi eri piaciuto prendere per serata. Questo caso non so perché sto andando all'infuori, farò un cazzo. Prima volta, raga, che vado a scuola, aiuto, con i capelli messi a posto ed è l'ultimo giorno di scuola. Comunque adesso mi lavo i denti, devo uscire di casa tra 10 minuti. Quindi mi lavo i denti, mi vesto e esco.
mi scrubo un po' le labbra. Adesso mi vado a vestire. Tanto mi vestirò di merda come sempre, però non ci farò un cazzo. Questo è l'outfit, questo body di Shane con pantaloni, cioè con la tuta della Nike, così, e poi scarpe e Jordan 1 come sempre. Adesso mi metto la crema al viso perché c'è la pelle secca e il lip gloss. E no makeup, bitch, cause look how pretty I am. Well, no makeup, comunque la mia stanza è un casino, mi sa che dopo la metto a posto. Raga, mi devo ricomprare una crema per il viso perché questa è quella che ho comprato in aeroporto per andare a Miami e mi sta finendo ovviamente perché è una mini size. Quindi devo ricomprare un'altra crema, però non voglio ricomprare né quella di CeraVe o CeraVe né quella di Fenty. Non so quale comprare. Oppure compro questa della size normale. Questo è il lip oil di Shiglam. Sopra mi metto tipo una felpa che si apre e si chiude. Ok, questa felpa qua. Così profumo. Questo che è la cosa che amo più di tutte della mia vita. E adesso esco perché se la perdo il treno. Comunque qua me lo sono fatta prima mentre mi passavo i capelli con l'unghia, pum, così, e ora mi rimane il segno. Sono stra cute. Secondo me manco mi riconosceranno perché non vado mai messa, cioè così per me è essere messa bene. Perché a scuola, raga, ve lo giuro che io vado in tutti i peggio modi. Questa è il miglior modo in cui sono andata. Sono a scuola e oggi ho 2 ore di inglese e 2 ore di motoria, quindi un cazzo e niente. Ok raga, è pausa, ricreazione, anche se vabbè qua facciamo ricreazione quando ci pare, sono le 10:30, ho fame, infatti appena scendono tutti gli altri andiamo al bar a mangiare, spero che qualcuno tiri fuori qualche canna. Visto che è l'ultimo giorno, un cazzo, mi sento strafiga oggi. Ok raga, sono andata a prendere il treno per tornare a casa. Oggi proprio non ho fatto un cazzo raga, l'ultima ora e mezzo proprio annoiato a morte. Comunque io spero che i pacchi siano arrivati, però non penso perché sennò mio padre me l'avrebbe già detto che sono arrivati i pacchi. Però dai, oggi devono arrivare per forza. Comunque ricordiamoci che sono in after io. Ok, sono arrivata a casa. I pacchi sono arrivati. Allora, prima vi faccio vedere, penso che questo sia la cosa che è una cosa che devo fare, ve la faccio dopo, che è brow lift, ovvero che mi alzo le sopracciglia almeno, non devo ogni volta tirarmele su con il gel o con qualunque altra cosa, spero che funzioni, non so se farlo, adesso vedo, lo faccio oggi, però non so se farlo subito adesso, cioè dopo che mangio oppure dopo quando torno, perché dopo esco, quindi questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa è questa, che ragazzi secondo me questa è l'innovazione, cioè ho visto un TikTok l'altro ieri, appena l'ho visto ordinato subito. Raga, è lo specchio portatile con la luce intorno, perché avete presente che tipo in hotel o Airbnb o comunque in altre case che non è casa mia la luce fa schifo? Perché sono abituata a toccarmi con la luce quella apposta e gli hotel le cose non ce l'hanno. Quindi ho comprato questo che è portatile e c'è la luce, quindi posso truccarmi anche a sedere, cioè
Non devo per forza andare in bagno e stare in piedi con quella luce che sale da sopra, sembra una Madonna uscita per terra. E l'ho preso rosa. Raga, sembra tipo un tablet, voglio dire. Raga, così. E tu lo appoggi così e ti trucchi. Vediamo se è carico, secondo me non è carico. Cioè io appoggio così e mi trucco. Posso cambiare anche la tonalità. Che hit, raga, comunque si siete appoggiati qua. Stra hit, raga, questo lo metto in valigia. Non ho più il problema di Luca. Comunque adesso mangio, poi devo farmi la doccia perché io. E poi devo uscire, però poi ritorno a casa. Quindi non so se farmi il brow lift prima o dopo. Dipende se ho tempo. Però devo capire, cioè. Perché se faccio devo capire se posso bagnarmi la faccia subito dopo che lo faccio. Perché se non posso, allora faccio prima la doccia, poi dopo me lo faccio, poi esco, oppure lo faccio dopo quando torno a casa. Però sarò truccata, quindi mi dovrò struccare. Boh, non so, mo vediamo. Ok, ho finito di mangiare. Adesso metto un attimo a posto camera mia. Proprio velocemente, cioè proprio levo la roba che c'è a giro perché mi sta venendo l'urto. E poi mi faccio la doccia. E poi facciamo insieme il brow lift. Però veloce veloce perché tra meno di un'ora devo uscire, devo fare tutta sta roba. Ok, questo è il massimo che ho potuto fare, ora vado a farmi la doccia veloce, poi vedo se riesco a farmi laminazione alle sopracciglia da sola velocemente, perché poi mi devo anche truccare, cioè una sistematina e poi uscire. Ok, sono appena uscita dalla doccia, ho letteralmente 10 minuti prima di uscire, perché sennò mio padre mi lascia a casa, perché mi devo accompagnare lui. E mi devo ancora truccare, e vestire, e lavare i denti, e fare tutto. Oh my god! E io che pensavo pure di farmi la laminazione delle sopracciglia. Ciao. Mi sono vestita così, però non mi convince, fatemi sa che mi cambio, però intanto mi trucco velocissimo, perché ho 5 minuti, letteralmente. Che palle, i capelli me li sono piastrati stamattina. E oggi già, e adesso già fanno il cazzo che gli pare. Giuro, i miei capelli non stanno piastrati. Cioè, sono lisci, ma non sono lisci, capito? Ma che cazzo? Oh, mamma mia, questi capelli si muore. Anche se mi vesto leggero, con questi capelli sembra che ho un mantello sopra. Io sto già sudando e ancora non sono uscita, raga. Fuori fa un caldo che... Vabbè, la laminazione alle sopracciglia la faremo dopo. E adesso mi sa che non abbiamo tempo. Cioè non è che mi sa, non abbiamo tempo. Sì, ma già sto sudando, raga, cioè. Madonna, raga.
sono quasi le 7, sono tornata a casa da poco, non ho ancora dormito, però lo sto sentendo. C'è già tanto che sono ancora sveglia adesso, cioè io a quest'ora starei già dormendo da 4 ore. Comunque adesso faccio il brow lift finalmente, spero che funzioni sta roba, che non mi faccia cadere le sopracciglia e che non mi faccia infezione. Vediamo un po'. Oh, è so cute! E me l'appoggio qua. Comunque guardate queste forbici, sono per sopracciglia, cazzo devo tagliare. Vabbè, iniziamo con magari le espressioni. Ah, proprio così. Cioè io prendo i peli e fammi stare ferma. Questa è l'istruzione, spero. Cos'è sta roba così? Oh, dove sono le istruzioni? Oddio, mi faccio vedere tutto. Oddio, guardate quanta roba. Io tutte queste cose le userò per le mie ciglia, non mi frega. Solamente uno lo uso per farmi le sopracciglia. No, vabbè, mi hanno dato pure la lametta. Top. Amo top, amo. Poi sti cosi. Per cosa? E sto coso. Le istruzioni dove sono? Scusami tanto, che io non so come funziona sta roba. In che senso? Cioè qua c'è scritto 1, 2, 3, 4. Sì, va bene, però devo fare esattamente. Allora, come prima cosa levo il trucco che ha sulle sopracciglia. E io sto seguendo anche le istruzioni di un altro kit, perché non mi trova più questo kit. Quindi sto seguendo le istruzioni di un altro kit, quindi spero che le cose funzionino allo stesso modo, perché se no è uno spreco. Ok, adesso uso questo cleanser che non so come dovrei usarlo. Forse è meglio se mi guardavo un tutorial, però non lo voglio. Uso uno di questi. Boh, rego. Magari con i capelli fuori dal cazzo. Perché mi brucia? Raga, io sto facendo abbastanza il cazzo di cane. Pugliamole bene, che magari poi non funziona. Già stiamo facendo le cose a cazzo di cane, ci manca solo che... Comunque mi sembra che ce ne sia abbastanza, perché mi sta pure colando. Quindi di questo direi che posso anche bastare. Ma devo toglierlo oppure devo lasciare? Già qua mi ha fatto già colare tutto il trucco. Adesso le pettino in su con questo un po' a caso, anche se non cambia un cazzo. Comunque secondo me poi le dovrò tagliare un po' in cima, perché forse sono un po' lunghe. Boh, sta roba non serve un cazzo, perché tanto non rimangono su. Ok, ci sono, mi sono guardato un tutorial. Allora, prima devo mettere la colla e poi dopo usare questo per tirarle su e metterle in posizione. Quindi mi chiedo, poi questa è colla delle ciglia, figa. Mo' questo è il momento più importante, perché le devo posizionare come voglio che restino, quindi. Ok, forse così può bastare. Adesso le tiro su. Oddio, sta roba è dura, eh? Però fa male sto coso, minchia. Raga, con questa roba faccio molto prima. Ne metto un'altra pochino e poi la tiro su. Boh, così. Oddio, non faccio questa parte, però sta parte la faccio meglio. Sta sopracciglia devo tagliare questo pezzettino qua, perché è un po' messo la cazzo di cane. Perché vengono tutte ste crepe qua? Raga, sto già facendo l'errore della mia vita, me lo sento. Sinceramente mi sono già rotta il cazzo. Però dai, è liftato. Adesso
devo mettere la prima soluzione, che è il perm. Sì, no, con questo coso ci metto troppo, quindi prendo questo più grande. Raga, sta roba puzza come un cadavere. Raga, io abbondo perché voglio che funzioni, non voglio fare tutta sta roba per poi vedere che non cambia un cazzo. Quindi o go big o go home. Tra poco. Vi giuro che sta roba brucia, ve lo giuro che brucia. Ok, adesso ci devo mettere una pellicola, penso che siano queste. Madonna, ma quante me ne hanno date? 3000. Così. Ah, oh, guardate là come si appiccica. Almeno una cosa funziona. Oh, vi giuro che sta roba brucia, raga. Io spero che non mi faccia infezione. Ok, così e la tengo. Oddio. Oddio, sto fucktappando tutto qua. Vedete, devo stare zitta. Ora lo lascio in posa 10 minuti e torno, raga, mi sta bruciando. Ok, sono quasi passati 10 minuti, lo tolgo perché sta roba mi sta pizzicando, raga, e puzza come non so cosa. Oh. Adesso con un cotton fioc, oddio, raga, ce l'ho il rosso, oh mio Dio, con un cotton fioc levo tutto. Comunque adesso metto il numero 2 fixation. Ok, va bene. Ma questa roba è una crema tipo. Sì, ma invece di metterlo me lo togli. Ok. Ok, adesso lasci un po' altri 10 minuti e poi abbiamo quasi finito. Mi sto cagando sotto. Sono passati altri 10 minuti, quindi adesso tolgo. Oh mamma mia. Adesso vado a pulire anche questo. E cosa devo fare adesso? Cioè qua dice 3 nutrition e 4 cleanser. Non ne ho la più pallida idea. Ah, sinceramente sembra che abbia funzionato, perché di solito quando mi pettino le sopracciglia solamente con questo non rimangono su, invece qua proprio da Dio. Adesso pulisco con questo. Oddio, brucia. Oddio. Comunque per ora il risultato mi piace, ma bisogna vedere quanto dura e se rimarranno così. Comunque non mi dispiacciono. Adesso sono tutta rossa, poi ovviamente dobbiamo vederle quando saranno truccate, però adesso non le trucco perché ci manca pure che ci metto pure il trucco qua sopra, almeno mi si scioglie la faccia. Però un cazzo, adesso sono quasi le 8, quindi tra poco mangio. Però adesso sto a letto, sperando di non addormentarmi. Forse stasera usciamo, andiamo a ballare, perché oggi è giovedì e domani è il 2 giugno ed è festa, quindi nessuno c'è a scuola, nessuno lavora. Quindi però non lo sappiamo, c'è molto incerto, probabilmente non andremo, però se è meglio. Comunque raga, il giorno dopo sono le 7 di mattina. Alla fine ieri mi sono svegliata, cioè no, ero rimasta sveglia fino alle 8. Ho detto dai, vado a mangiare, vado a cenare, poi almeno se mi addormento mi addormento. No, mi sono addormentata, cioè mi sono messa a letto, mi sono addormentata prima di cenare. E poi mi sono risvegliata alle 11, ho detto vabbè, scendo giù per andare a mangiare. Sono sceso giù e mi sono addormentata e mi sono svegliata alle 6:30. Però almeno adesso sono sveglia la mattina e ho dormito. Quindi un cazzo, alla fine ieri non mi ha fatto niente. Niente, questo video finisce qua perché era il vlog della giornata, però tanto farò altri vlog adesso. E un cazzo. Bye, bitches.